tutti, bentornati. Siamo Bentrovati. qua, ecco, con il dottore Perrone. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Fa finalmente freddo lì da voi? Ecco, quello stavo proprio per dire. Adesso, con quel finalmente, forse anche è giusto dirlo, c'è stato uno sbalzo nel giro di pochi giorni dall'ultima trasmissione, ad adesso c'è stato uno sbalzo in giù, almeno di 20 gradi, se non 30 come temperatura, perché Addirittura. siamo spesso ai 4-5 gradi dai 30 Addirittura. gradi che c'erano prima. Un freddo intenso. In Puglia ieri ha nevicato anche a quote, come dire, zero rispetto al livello del mare, però più nel Foggiano e nel nord Varese, però Una follia. questa repentina modifica che nella giornata fra domani e dopodomani dovrebbe portare ulteriori nevicate anche nel Salento, cioè è vero, molto Bene, freddo, ci si copre di più, si accendono i riscaldamenti come si sono accesi, ecco, non altro, qui a nessun'altra novità. Pechino fa freddo. Io nel weekend, come alcuni che seguono il canale sanno, sono stato a Nanchino, Nanchino, avevi detto. dove fa meno freddo, ma siccome non accendono i riscaldamenti insomma, all'interno, allora fa più freddo. Cioè, nel senso che si patisce di più il freddo. Allora, e come avevamo anticipato, parleremo. L'altra volta abbiamo parlato di droghe, del fentanyl, eccetera, eccetera. E parleremo di come funziona il cervello e quindi dei neurotrasmettitori. Che Eh sono questi neurotrasmettitori? sì, perché noi, soprattutto in questi incontri delle settimane precedenti, abbiamo parlato un po' della struttura anatomica, si dice macroscopica del cervello, i diversi lobi, il corpo calloso che unisce l'emisfero destro del cervello con quello sinistro, i nuclei dell'ipotalamo. Ma noi vorremmo vedere come è formato il cervello, qual è la cellula di base, la cellula iniziale, primordiale del cervello, quella che fa funzionare tutto. Si chiama, abbiamo detto più volte, neurone. E il neurone lo vediamo ben rappresentato in questa immagine. Cioè, potremmo quasi avvicinarlo a un polipo. La parte centrale, dove c'è il nucleo, c'è il citoplasma, poi ha diverse protuberanze, diverse braccia, se le vogliamo chiamare così, che in realtà nella scienza medica si chiamano dendriti. E con questa formazione, vedete poi milioni e milioni di neuroni all'interno della sostanza grigia, abbiamo detto. E questi neuroni, poi, questi milioni, sono capaci di comunicare fra di loro. Come comunicano? Passando gli stimoli da un braccio all'altro, da un dendrite, l'abbiamo detto che si chiama così. È uno di questi bracci, come se fossero i tentacoli di un polipo, verso gli altri neuroni. Quindi ce ne sono chissà quanti, perché poi ogni neurone, ogni cellula nervosa del cervello ha tanti di queste braccia, di questi dendriti, e quindi non sono solo, per dire, 1 miliardo di cellule. Moltiplicato tutti i dendriti, ci sono miliardi e miliardi di connessioni. E attraverso queste connessioni si inviano i messaggi, gli impulsi, le conoscenze fra una cellula e l'altra. Il punto di unione dei due dendriti, li chiamiamo dal punto di vista scientifico così come si chiamano, cioè di queste braccia, è la cosiddetta sinapsi dal greco, no? Una parte in cui si uniscono queste due terminazioni. La sinapsi dove si trovano all'interno del citoplasma tanti granelli, tanti granuli, che sono quelli che trasmetteranno gli impulsi facilitatori o inibitori da una cellula all'altra, in un continuo spostarsi di questi impulsi, di stimolazioni. Quindi l'unione fra questi due dendriti viene chiamato placca. È una placca da dove passano gli impulsi da una parte all'altra.
all'interno di questi granuli, lì dove si uniscono le due braccia di una cellula e dell'altra del neurone, ci sono appunto questi granuli che sono i neurotrasmettitori. Cioè tante di queste sostanze chimiche e non solo, circondate da una membrana che è identica alla membrana delle cellule, formata da fosfolipidi soprattutto e da proteine, piccolissimi naturalmente, che contengono nell'interno delle sostanze capaci di inviare impulsi da una cellula all'altra. Le sinapsi in realtà hanno due caratteristiche, possono essere sinapsi chimiche come quelle che noi stiamo raccontando adesso, cioè sinapsi, questi vacuoli, questi granuli che contengono delle sostanze chimiche, e possono esserci anche delle sinapsi elettriche in cui il cambiamento di voltaggio porta a scaricare degli impulsi da una cellula all'altra e favorisce proprio l'apertura, la rottura, potremmo quasi dire, di questi granuli e la liberazione delle sostanze che ci sono dentro perché passino da una cellula all'altra. Quindi un passaggio di sostanze chimiche che permette di stimolare, di inibire, di eccitare o meno la cellula che c'è dopo, ma questo è un passaggio di centinaia e centinaia di cellule che avvengono uno dall'altro. Quali sono i mediatori chimici più conosciuti e che azioni hanno? Le azioni sono tantissime. Più conosciuti sono la dopamina e l'acetilcolina. La dopamina che è quella dello sport, diciamo. Esatto. La dopamina che cosa fa quando viene liberata all'interno di un'altra cellula che la porta a mandarla in un'altra cellula ancora e così via? Miliardi. Sanguina. No. Provoca vasodilatazione, allarga, arrivando poi alle vene, ai capillari, alle arterie, allarga i vasi che compongono l'organismo e quindi allargandoli fa arrivare più sangue, riporta più nutrimento, ecco perché abbiamo detto per lo sport, se tu devi avere una prestazione sportiva, quello che sia maggiore, devi inviare il messaggio, devi produrre più dopamina che serve per dare pronta energia al corpo umano. Quindi c'è vasodilatazione, c'è aumento della liberazione degli zuccheri che sono accumulati nei muscoli e anche nel fegato, c'è un aumento anche della motilità intestinale, per cui la dopamina è quel neurotrasmettitore della concentrazione, dell'impegno fisico, e si è detto sempre che chi ha più dopamina in genere è una persona più attiva, una persona anche probabilmente con un livello intellettivo maggiore, tanto che in alcune malattie in cui è carente la dopamina, tipo morbo di Parkinson, si usano sostanze derivate dalla dopamina, i dopaminergici, che devono sostituire quella quantità di dopamina non prodotta cioè in maniera sufficiente da parte dell'organismo. E poi invece l'acetilcolina, che ha un'azione diversa, che è quella di eccitazione sui muscoli, serve per una contrazione più rapida dei muscoli, va a stimolare le azioni anche del sistema nervoso autonomo, per esempio la motilità dell'intestino, la produzione di secrezioni da parte delle ghiandole. Ma quello che ci interessa a noi non è tanto conoscere questi meccanismi, queste sostanze biochimiche, queste sostanze che sono prodotte dalle cellule neuronali, quanto sapere come fa il nostro cervello a inviare degli stimoli che partono dall'alto, dalla corteccia cerebrale, vanno a finire fino ai piedi, fino ai muscoli delle gambe, in una corsa, fino all'intestino e così via. Con questo passaggio continuo di stimoli che poi vengono mediati anche attraverso il midollo spinale e il canale vertebrale, che vanno a finire fino in periferia, dalle braccia alle gambe e tutto il resto dell'organismo. Per cui
anche noi siamo una macchina, se vogliamo, con degli impulsi elettrici e degli impulsi chimici che fanno muovere, che fanno stimolare un'attività, che fanno produrre in maniera diversa alcune sostanze, e quindi permettono anche di dare una diversità tra un essere umano e l'altro, tra una persona e l'altra. Dicevamo che spesso c'è anche uno stimolo elettrico. Lo stimolo elettrico avviene quando si ha una modificazione del potenziale di azione, si dice, cioè la presenza. Quindi non è sempre uno stimolo, cioè lo stimolo elettrico, sì, è quello che favorisce la liberazione di questi granuli, di questi neurotrasmettitori presenti nei granuli della placca, del punto in cui un tentacolo si attacca all'altro tentacolo. Quindi sotto uno stimolo elettrico, perché cambia il potenziale d'azione, si libera dopamina, acetilcolina, serotonina. Cioè come se stimolo elettrico, come se si... come quando fanno gli esperimenti sulle rane e allora gli mettono l'elettricità per far muovere qualcosa. Esatto, quello... è così, senza dubbio. E quello non è soltanto l'elettricità che fa muovere, l'elettricità che fa liberare anche delle sostanze chimiche, le quali portano alla contrazione del muscolo. Cioè, non è diretto, ma indiretto. È indiretto, sì. Una zampa di una rana, faccio per dire, che si contrae in maniera spasmodica sotto uno stimolo particolare, che va poi a liberare delle sostanze chimiche. Ed è quindi anche la atrofizzazione, che dicevamo prima, l'assecchimento della parte del cervello che contiene tutti questi miliardi di cellule, di neuroni, che porta a ridurre la quantità dei neuroni stessi. Quindi l'immagine che stiamo vedendo adesso diventa un'immagine con meno cellule, con meno di questi tentacoli, questi dendriti, e quindi un campo molto più scarso nella manifestazione cellulare, per cui l'azione diventa deprimente. Ecco, invece in quest'altra immagine vediamo bene quello che si era detto prima, questi piccoli granuli la cui parete è formata da proteine e da fosfolipidi, così come identico alla formazione della parete di tutte le cellule umane, fosfolipidi e proteine, che sotto lo stimolo elettrico vengono liberate e vengono fatte passare da un estremo all'altro della placca nervosa, cioè da un estremo all'altro dei due dendriti che si attaccano uno con l'altro. E per cui con queste sostanze elettriche, sostanze che si studiano, si possono formare anche in laboratorio, invece abbiamo un'attività. Abbiamo la capacità di parlare, di ragionare, di accumulare delle notizie, ma è sempre legato a questo passaggio di sostanze chimiche. Ma è l'atto motorio o anche il pensiero? E chiaramente la medicina dice che è l'atto motorio, però questo atto motorio poi si trasforma anche in capacità di valutazione. Ci sono dei centri che, pur avendo una struttura anatomica, hanno la capacità di valutare certe realtà che ci sono, sempre attraverso delle sostanze chimiche. Allora, il glutammato, che è un altro neurotrasmettitore, che ha in genere un'azione eccitatoria di aumento del movimento in generale dell'organismo, però soprattutto è molto importante nell'apprendimento e nell'archiviazione dei dati, così come è molto importante per favorire la memoria. Quindi la produzione di glutammato fa sì che in alcune zone del cervello vengano ad essere accumulate certe immagini che poi un domani che vengono nuovamente a essere presenti vengono subito ricordate, perché c'è già stato l'impatto chimico, c'è già stata la fotografia di questa immagine, di questo avvenimento, e quindi il glutammato rimette in campo un'immagine che abbiamo già visto. Tant'è che quando c'è una carenza di glutammato, in genere si va verso delle malattie ben conosciute, che sono il morbo di Alzheimer,
il morbo di Parkinson col fine tremore, la SLA, famosissima SLA purtroppo, che colpisce anche tanti atleti, oltre tante persone, fra l'altro, SLA che sarebbe sclerosi laterale amiotrofica, che porta, costringe in carrozzella tante persone, e la corea di Huntington, che è un tremore molto largo. Una nonna di mia moglie aveva la corea di Huntington, la nonna materna, con questi movimenti così molto afinalistici, molto ampi. Non è il morbo di Parkinson col fine tremore, però è sempre la carenza di glutammato. Che cosa è causato? È causato dalla carenza di glutammato, per cui ci sono questi movimenti afinalistici. Abbiamo già detto che il glutammato è un'azione eccitatoria, eccitometabolica, un'azione di stimolo del movimento, oltre che lo stimolo, cioè all'accumulo delle conoscenze, alla memoria, all'archiviazione dei dati. La carenza di queste sostanze chimiche, alla fine, per una alterazione di una parte del cervello, un assecchimento rapido, perché non arriva tanto sangue in quella zona del cervello che deve produrre queste sostanze, porta alla comparsa di queste malattie. E così. Tant'è che nelle persone anziane sempre di più si ha la presenza di queste malattie. Si dice è demente, la demenza senile, morbo di Alzheimer, che poi il morbo di Alzheimer in realtà è la demenza che compare in età giovanile rispetto alla normale demenza che avviene col passare dei decenni. Però questa carente produzione di queste sostanze porta a una forte riduzione della capacità di apprendimento e di accumulo dei dati. Per esempio, in alcune patologie, ma queste soprattutto tumorali, si può avere il jamais vu, jamais vécu, si dice. Cioè, avviene che andando in zone, facendo un'attività fatta più volte, andando in un paese vicino qui, si vede come un paese nuovo, mai visto, come mai, che è fatto così. Non avevo mai visto questo arco, questa strada, eppure cose frequentate più volte, nettamente, quindi cose abituali. Perché l'accumulo di glutammato che deve aiutare la memoria è diventato così scarso da non rimettere in mostra, da non trovare più quella foto che aveva fatto l'organismo e che, ecco, e che permetteva di riconoscere subito quello che stava avvenendo. Si dice jamais vu, jamais vécu, una cosa mai vista, ma in realtà vista più volte, mai vissuta, no? Più frequente invece è l'altra attività, quella déjà vu, déjà vécu, cioè come noi spesso, ma penso questo diventa quasi fisiologico, noi spesso abbiamo delle, così, delle immagini che ci è sembrato di aver già visto in altre occasioni, che non sono nuove per noi, pur non essendoci mai stato. Come se, ecco, sempre nell'esempio che abbiamo fatto noi, andiamo in un paese vicino e notiamo qualcosa che dice che io ho già vissuto in un'altra parte del mondo, lontano. Il déjà vu, ma questo diventa meno patologico, una cosa che avviene spesso per la ipersensibilità dell'organismo. Invece è patologico proprio il jamais vu, cioè il non riuscire a trovare nell'archivio quelle foto, quelle immagini, quei vissuti che ci sono stati in passato, proprio perché il glutammato, e non solo quello, ma soprattutto uno di questi neurotrasmettitori, è carente. A noi non serve fare una lezione sull'acetilcolina, sull'acido gamma-aminobutirrico, sulla dopamina e così via, ma ci interessa capire come fanno questi miliardi di cellule della sostanza grigia, che sono a calotta al di sopra, nella parte superiore del cervello, a comunicare fra loro, a fare in modo che noi viviamo con tante raffinatezze nel modo di agire, di capire, di valutare, cioè nella coscienza che ci fa scegliere il più delle volte l'attività che dobbiamo svolgere. E queste cose sono delle cose
meccaniche, elettriche, ma anche chimiche. Lo stimolo elettrico, la variazione del potenziale d'azione, porta alla immissione da una cellula all'altra di questi neurotrasmettitori accumulati in granelli che se non stanno lì nella placca, nella parte terminale del braccio, del dendrite, l'abbiamo chiamato, della cellula neuronale, che sono pronti a essere messi in attività in circolo, essere trasmessi alla cellula a fianco, al dendrite che c'è a fianco, quando arriva questo stimolo. Se lo stimolo non arriva, è una riserva di sostanze che permettono lo scambio di notizie fra una cellula e l'altra. Naturalmente, queste, una volta c'è stato lo scambio di notizie, cioè il passaggio di questi neurotrasmettitori, questi vengono poi riformati dall'organismo in modo da essere pronti per un'altra attività, per un altro segnale, per un altro momento in cui diventano utili. Però una cosa vorrei dire su un altro neurotrasmettitore importante, e noi abbiamo diversi farmaci che agiscono su questo neurotrasmettitore, che è la serotonina. La serotonina ha un'azione inibitoria sull'appetito, sulla memoria, e favorisce nettamente la depressione. Per cui una carenza di serotonina porta a una depressione, tant'è che poi viene curata con dei farmaci che agiscono proprio sulla serotonina. Quindi anche può aiutare magari pensare quando uno ha questi tipi di problemi, insomma, che chiaramente anche noi recentemente hanno... portano poi a star male, ma possono portare, insomma, anche a situazioni gravi, tutto quello che è. E già, forse una cosa che può aiutare è razionalizzare e dire, vabbè, si tratta di, appunto, chimica, si tratta, sì, di neurotrasmettitori, si tratta, cioè, che non sta, perché no? Per quale motivo poi la depressione, l'ansia si trasformano in pensieri di morte, praticamente. Certo, certo. Cioè, perché questo è il... E noi sono spesso reali, realistici. Nettamente, sì. E noi diamo sempre la colpa, o almeno riteniamo che questo avvenga per un ragionamento che viene effettuato così coscientemente, anche questo. E non pensiamo mai che questo ragionamento è favorito o comunque viene deviato nel suo corso, giusto? Perché ci sono delle alterazioni chimiche, soprattutto ci sono delle carenze o degli eccessi. No, sto male, la mia vita fa schifo. No, in realtà è la chimica interna del tuo corso. Cioè, già questo basterebbe per pensare, esatto. Ah, ok, allora cosa devo fare? No. E quindi cercare appunto di aiutarsi, perché mentre questo purtroppo ci porta a pensieri di tanti anni fa che non vorremmo neanche divangare, non è soltanto col ragionamento che si risolvono queste cose, serve tanto, perché noi siamo capaci anche di valutazioni, ma un aiuto farmacologico, cioè un modellamento di questi neurotrasmettitori, un apporto dall'esterno di parte di neurotrasmettitori carenti, oppure di inibizione di un eccesso di neurotrasmettitori di alcuni tipi, è molto importante per aiutare poi alla valutazione spontanea, alle scelte. Non basta. Ma è necessario per forza che sia farmacologico, perché magari tanta gente ha paura, come abbiamo detto l'altra volta, di diventare dipendente. Non siamo adesso nel campo delle droghe, adesso i neurotrasmettitori non hanno assolutamente dipendenza a sua fazione, però detto trattare farmacologicamente, però se ti manca la dopamina, per dire, ti manca, è carente di meno, non è che non può esserci per niente, e quindi ti compaiono i segni della demenza, il fine tremore,
e non riesci a camminare bene e così via. Non fare soltanto esercizi ginnici, prenditi anche un qualche farmaco a base di dopamina che probabilmente ti aiuta a meglio sopportare queste cose. Se c'è un danno da serotonina, per cui tendi alla depressione, tante persone anziane, prenditi senza eccedere un blando antidepressivo che agisce sulla serotonina e che quindi un po' aiuta, facilita al superamento di certi momenti, ci fa tornare giovani, però ci vuole anche questo. Io si è in passato immaginato che soltanto il colloquio familiare, il valutare le difficoltà che ci sono, naturalmente in tutte le famiglie con diversi livelli, in tutte le parti del mondo, potesse essere sufficiente a risolvere delle difficoltà anche bilaterali, mentre invece forse l'utilizzo anche di farmaci mirati, giusti, ragionati, forse avrebbe prodotto dei risultati migliori, ma certo col senno di poi non si può cambiare il mondo, purtroppo. Però è bene conoscere queste cose. Noi siamo una macchina clamorosamente perfezionata in tante nostre attività, anche queste attività semplici di valutazione cerebrale, e siamo sempre una macchina, e quindi sulla macchina si può intervenire non facendola diventare un robot, ma favorendo il perfezionamento di alcuni meccanismi. Se c'è un rumore strano in un'automobile, puoi anche aggiustarlo sostituendo un pezzo che si è rovinato. Non è solo questo, non siamo solo automobili, ma certamente avere una efficienza di tanti meccanismi rende meno pesante, più difficile la comparsa di malattie, il deterioramento del corpo umano. Non bisogna eccedere, si è detto, non bisogna sostituire tutto con i farmaci, ma non bisogna neanche vederli come un nemico da combattere, perché forse in questa maniera ultimamente si sono fatti dei passi indietro. C'è questa guerra ai farmaci, che è anche giusta perché certe volte si è esagerato, però non si va in profondità, non si va a capire il perché avvengono certe cose. Non sta mangiando più, noi nelle persone anziane che noi abbiamo ricoverato, 120 persone, il problema maggiore è questo: non vuol mangiare più, mette in bocca una cosa, un cibo, e lo sputa subito dopo, resiste, stringe i denti, perché è una forma di chiusura in se stesso, probabilmente, perché c'è una tendenza alla depressione, e vediamo anche di dargli. E perché uno non mangia più, cioè non mangia più, cioè proprio non mangia più consapevole del fatto che non vuole vivere, c'è un tentativo di suicidio? No, questo, non sente lo stimolo, perché naturalmente quei centri, come abbiamo detto... Ma se non sente lo stimolo, però sa che se non mangia muore, quindi... Ma non riesce a saperlo, perché c'è la demenza senile che non ti fa collegare questa cosa. Ah, ho capito. C'è una carenza di cellule nervose, di neurotrasmettitori. E allora non possiamo far diventare una persona anziana demente, non possiamo farlo diventare uno scienziato trentenne, ma aiutiamolo a migliorare, a fare uno scalino verso l'alto, un perfezionamento anche con i farmaci e non soltanto con il così, dando per scontato che ormai è demente. Quando... Però, come abbiamo detto anche altre volte, forse... Sì. È meglio riuscire, cioè prevenire bene. Ovviamente si deve prevenire tutto ed è molto complicato perché si arriva a non vivere, però, e allora uno dice che caspita, però è per evitare di diventare, cioè, comunque inabili mentalmente, bisogna mantenere il cervello attivo, certo, attivo. E per mantenerlo attivo, che cosa significa? Abituare le parti che compongono il cervello a essere in attività, appunto, fra l'altro, a produrre questi mediatori chimici, queste sostanze, questi neurotrasmettitori, a riformarli, ad avere sempre una necessità che questi vengano utilizzati
in modo da non portare all'atrofia, all'assecchimento. Se noi un braccio non lo muoviamo per 3-4 mesi, i muscoli del braccio diventano quasi nulli, si riducono notevolmente, e così per il cervello, certamente. C'è una cosa un po' complicata che insomma c'è da dire, perché prevede un po' di ragionamenti, però in psicanalisi, insomma, anzi psichiatria proprio, la demenza è uno stadio che è un ultimo stadio, un stadio avanzato del delirio narcisistico, prima del delirio narcisistico c'è l'atteggiamento narcisistico non inteso come si usa nell'accezione comune, ovvero di presuntuoso, non so, nella terminologia comune, però in realtà, perché evidentemente questo termine è stato usato in questa maniera perché il mito di Narciso era che lui si guardava allo specchio e quindi si poteva pensare che fosse Vanesio, ecco, ma non in quel senso, ma il fatto di, in realtà il concetto di quella parabola, di quella storia, di quella fiaba, di quel mito, era lo specchio stesso, lo specchio che deformava la realtà. E quindi, in breve, ecco quello che stavo dicendo, è il continuare a non essere focalizzati sulla verità, ovvero a mentire a se stessi, cioè raccontarsi delle storie o non guardare cose, e può portare, cioè evidentemente ferma, blocca, forza a bloccare, come uno dice non voglio mangiare, oppure non voglio camminare, e allora si atrofizzano le gambe, no, non voglio pensare questa situazione, quello atrofizza una parte del cervello, non so quale, o non so quale neurotrasmettitore, che può portare poi da anziani, appunto, alla demenza. Esatto, ecco perché le due cose devono essere complementari, sia dal punto di vista chimico con la terapia, che dal punto di vista dell'incoraggiamento, dell'utilizzo del tessuto cerebrale, le due cose insieme possono permettere una riduzione dell'atrofia, un rallentamento dell'andare verso la senescenza, la decadenza proprio mnemonica, amnesica delle persone, quantomeno. Se volessi fare una domanda complicata, quale potrebbe essere questo neurotrasmettitore che, non lo so, se non lo sai, non lo so, perché non è una cosa, in realtà non è una cosa scientificamente provata, è un'ipotesi, però quale potrebbe essere questo neurotrasmettitore che si blocca se ci si distrae dalla realtà, ecco. Sai, no? Cioè, capito? Uno comincia a pensare cose assurde, sì, allucinazioni, però non fino ad arrivare a un'allucinazione, però semplicemente pensare cose che non sono vere, ecco, non pensare alla realtà, ecco. Più di uno, per la verità. Uno dei più importanti è l'acido gamma-aminobutirrico, cosiddetto GABA, che ha un'azione inibitoria su tutte le attività, quindi tende al letargo, e tant'è che quello è il GABA è uno dei bersagli maggiori dei farmaci neurolettici e tranquillanti che si usano, che cercano di ridurre questa attività inibitoria del GABA, ma comunque anche la dopamina stessa e la serotonina hanno un'azione in questo. Sì, sono soprattutto questi neurotrasmettitori che vanno anche aiutati, che vanno curati. Naturalmente bisogna fare le diagnosi, perché non c'è un'unica diagnosi, ma andando verso l'atrofizzazione, certamente la carenza di GABA è importante, insieme alla carenza di dopamina. O si atrofizza una parte del cervello stessa. Eh sì, certamente. Poi, secondo anche l'arrivo del nutrimento, cioè della,
della circolazione sanguigna, delle arterie che sono capaci di nutrire maggiormente una zona rispetto a un'altra, perché c'è un'arteria un po' più chiusa, un po' meno pervia rispetto a un'altra, porta a una più rapida atrofizzazione di una zona del cervello che magari comanda il movimento rispetto a un'altra che comanda la memoria e così via. Quindi c'è questa azione congiunta che è anche vascolare, circolatoria, ma che agisce poi sulla produzione di queste sostanze neurotrasmettitrici. Insomma, è un piccolo inizio per vedere come è fatto il nostro corpo nella parte più sofisticata, microscopica, per capire che tutte le nostre attività certamente vanno a perfezionarsi, c'è la nostra scelta, la capacità dell'essere umano, dell'uomo, di valutare, di scegliere, di ragionare, però c'è anche tanto legato a una parte anatomica, a un danno anatomico che si crea nel tempo, al modo di essere formati. Ci sono quelli, in genere abbiamo detto, più attivi, più intelligenti, con maggiore quantità di dopamina, ci sono quelli più pacati, più rilassati, che invece hanno una carenza di questo. Ci sono mille cose connatali di nascita, genetiche, che poi vanno a modificarsi nel tempo e che possono essere aiutate, soprattutto nella fase più avanzata della vita, con l'uso di farmaci adeguati. Questo potremmo dire per adesso, secondo me. Forse anche il fatto che allora, una cosa che ho notato recentemente, soprattutto, è che l'influenza della cultura americana si sta sentendo molto di più adesso che in passato, ed è negli Stati Uniti ci sono delle, non dico delle mode, ma comunque delle forme di pensiero degli Stati Uniti che ci sono, che ogni tanto capitano e che insomma ci sono lì, e che tra cui insomma il discorso del woke culture, che sarebbe insomma un po' di problemi sociali, ma anche questo argomento sulla farmacologia è molto sentito negli Stati Uniti, e quindi ovviamente arriva anche da noi, anche se non ha senso, perché noi abbiamo un sistema di healthcare e anche farmaceutico diverso dagli Stati Uniti. Certo. Quindi insomma, una cosa un po'... però il motivo probabilmente è questo, perché soprattutto per quanto riguarda gli psicologi, per esempio, ecco, in Italia gli psicofarmaci non possono essere presi dai bambini, giusto? Esatto, sì, assolutamente. Insomma, mentre questa è una cosa magari che non tutti sanno, ma negli Stati Uniti, ma anche in altri luoghi in Europa, è una cosa permessa e lecita, e c'è anche la tendenza a farlo un po' troppo, e quindi questo probabilmente ha portato a questo discorso di questa forma di, cioè, certo. Di polemica, ecco, che è ovviamente è arrivata anche da noi, anche se non è sì, ecco perché conoscere i meccanismi, conoscere l'anatomia, conoscere il modo di procedere da parte delle nostre cellule, dei nostri tessuti, è importante anche per valutare, perché se si comincia a modificare questo aspetto fisiologico già in età giovanile, quando non ci sono alterazioni giovanili, oppure pediatriche, quando ci sono delle alterazioni di questi meccanismi, impossibile, non c'è stato il tempo perché si alterino, diventa un fatto negativo sicuramente, mentre invece la farmacologia dovrebbe venire in soccorso di quelle persone con diversa comparsa, secondo la diversa età, di quelle persone che non hanno più tutto il loro budget di sostanze neurotrasmettitrici, ad alcuni è carente una, un'altra ancora diversa, e che quindi hanno bisogno di questo ripristino di alcune realtà, invece farlo nei bambini, che quando non c'è bisogno
sicuramente è un fatto, a mio avviso, dannoso. Dato che alcune insorgenze non si manifestano subito, ma appunto in età avanzata, cioè magari è possibile che una persona anziana abbia problemi a una certa età a livello neurologico per vizi che ha avuto, comportamenti, insomma, cibo, alcol, droga, qualsiasi cosa, insomma, noi non sappiamo in realtà, o ancora non è manifesto, però voglio dire, l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti che vivono adesso sono gli unici che, soprattutto nelle generazioni dagli anni 80 in poi, hanno vissuto un certo tipo di tenore di vita che l'umanità non ha mai visto. Cioè, quindi sì, per dire, il fatto di mangiare bene, magari mangiare anche tanto, e quindi, cioè, io penso che non è che morissero di infarto così spesso, o una cosa che mi sembra strana, com'è che i cinesi non muoiono mai di infarto, o comunque è molto più raro. È ovvio che hanno una dieta completamente diversa. Cioè, completamente diversa, certo. Sì, cioè, ma è che lo devono... devono farlo, no? Insomma. Sì, oppure... Certo. La prevenzione su questi danni cerebrali non può essere neanche eccessivamente precoce, intanto perché non si sanno precisione tutti i minimi particolari, perché poi agire sulle capacità mentali in momenti, come abbiamo detto, nei bambini, ma anche in età relativamente giovanile, in adulti ancora non compromessi, non è proprio il caso di farlo. In quei casi invece si può agire sullo stile di vita e sulla capacità circolatoria di nutrire l'organismo in maniera efficiente, adeguata, cosa che, come si è detto, da noi non avviene, perché in questi tubi che sono le arterie, soprattutto nel mondo occidentale, ci passano sostanze capaci di incrostare molto più facilmente questi tubi, queste arterie, rispetto al mondo orientale, che invece ha una diversa dieta, una diversa introduzione di sostanze. Cioè, nel senso, non possiamo neanche essere, cioè, si scoprirà presto se effettivamente c'è lo stile di vita moderno causa danni a livello mentale, oppure gli stessi social network, no? Allora, faccio un esempio per spiegare. Cioè, si dice, che ne so, guardare i film, cartoni animati della televisione fa male. Dopo che generazioni sono cresciute e non ha fatto niente, non è successo assolutamente niente, non ci sono problemi neurologici, si capisce che non era vero. I videogiochi fanno male. Mo sono 30 anni che esistono i videogiochi, 20 anni che esistono tutti i videogiochi con una certa struttura, e si è scoperto, non fanno male, altrimenti, cioè, non c'è un paio. Mentre da molto meno esistono i social network, e è vero che i social network fanno male, a momento della depressione, appunto per le dopamine, suicidi di bambini, e c'è stato anche uno scandalo, insomma, poi è scomparsa sta cosa, chissà come mai. Però quindi si sa che comunque fanno un certo effetto, sicuramente. Oltretutto c'è anche il fatto che in questa maniera c'è una capacità di comunicazione molto, ma molto più ampia, ma di migliaia di volte più ampia rispetto a quello che avveniva nel secolo scorso, quindi questo porta anche alla trasmissione di stimoli, di notizie, anche di stimoli anatomici, biochimici, che prima non c'erano e che possono modificare invece quello che noi abbiamo detto, normalmente si modifica in un'età abbastanza adulta, ma che in questa maniera può essere rimaneggiato da prima. E come, è sempre così, per concludere. Però si capirà quando... cioè, dopo molti, quando appunto saranno tutti in età senile, ecco, questo volevo dire. Sì, è chiaro che c'è lo studio. Cioè, la generazione tua
capirà se quello che facevate voi fa male adesso. Certo. Con certezza, ecco. Se non ci sono prove tangibili. Se muoiono più spesso persone a causa di, non lo so, oppure ci sono, quello è riferito non allo stile di vita di oggi, ma allo stile di vita in gioventù, immagino, che comunque non credo che fosse poi così differente, mentre i veri cambiamenti radicali ci sono stati appunto negli anni 80, 90, insomma, eccetera, eccetera. Vabbè, ok, insomma, fatto un po' un excursus, questo è un discorso, insomma, molto ampio, complesso, complicato, e va bene, insomma, ringraziamo il dottore Perrone. Grazie a voi. Che salutiamo. Certo. E probabilmente ci sentiamo venerdì. Sì. Un altro argomento misterioso, ecco qui. Perfetto, grazie a tutti, grazie a Dottor Perrone, iscrivetevi al canale, ciao.